Qui si riparte dal 4-1 della gara di andata, valgono i gol in trasferta, quindi regolamento alla vecchia maniera, i due capitani al centro del campo. Sampdoria al primo anno di Serie A, Stappenfeld viene incontro, poi palla interessante nello spazio per Longo che trova subito il gol dell'1-0, avanti il Milan dopo 1 minuto e 18, subito a punire la squadra di Maurizio Ganz, scelta vincente, Merian Longo 1-0. Controllo regolare, palla che non riesce a essere domata da Trighe, in avanti ancora Longo, vicino ad Ami, Longo prova a girarsi in mezzo a tre, riesce anche a far filtrare questo pallone, Beveren Stappenfeld a far girare, palla verso il centro dell'area, Adami a vuoto, Bergamaschi, Soggiu, bravissima, questo avvio, questo è il controllo di Bergamaschi e poi ha calciato verso la porta, 27esimo minuto, parte Adami, buca Soggiu, e fa 2-0 per il Milan, segna il suo vecchio allenatore Greta Adami, ha scelto una soluzione di furbizia. Non si vedeva da novembre, e comunque opportunità per fare esperienza, opportunità anche per il Milan per sbloccare ulteriormente ad inizio del tempo, 3-0 per la squadra di Maurizio Ganz, ancora una volta sotto la traversa, controllo e conclusione forte, stavolta Soggiu davvero non poteva fare nulla, tutta la furia del Milan che non perdona, prova a tenere alta la concentrazione Ganz nei confronti di Stappenfeld, mentre qui occhio al gran gol della Samp che trova il 3-1 all'improvviso, guizzo di Enval, 63, eccola qui la gran conclusione che va a infilarsi dall'altra parte con Linda Tucceri Cimini che ha fatto quello che doveva fare, 46esimo, tra qui occhio a Longo che prova ad avventarsi su questo pallone, ruba il tempo da Uvinen e batte Soggiu, sono 4 anche oggi per il Milan e fa doppietta Merian Longo in stile ciao ciao visto il periodo, no, Coppa Italia, la gara di ritorno, 12 gol in 3 partite incassati dalla Samp, Tomà, scarico, conclusione, palo clamoroso, bellissima la sponda di Tomà che ha fatto assolutamente la cosa giusta, Selimovic è arrivata lì e anche lei ha fatto quello che doveva fare in realtà. Piemonte la tiene e l'arbitro dice che può bastare così, 4-1 all'andata, 4-1 in ritorno con un complessivo 8-2, il Milan passa il turno e se ne va in semifinale.